Oggi ci tenevate a fare il risultato qui ad Eboli proprio per superare la Fel di Eboli in classifica. Avete iniziato sì dall'inizio della partita a rendere le cose difficili alla squadra ebolitana. Come nascono queste vittorie? Queste vittorie naturalmente partono sicuramente dal lavoro fatto durante la settimana, dall'acquisizione piano piano di una mentalità vincente. Si lavora molto su concetti tattici, sulla parte fisica, la parte tecnico-tattica, e naturalmente l'impegno dei ragazzi si mettono su questi allenamenti. Cerchiamo di farli produrre alla verifica settimanale, che è quella della partita, che naturalmente è quella più importante. Oggi è stata una partita molto difficile. Io ho sempre predicato calma e tranquillità ai miei, perché comunque la Fel di Eboli, se era prima in classifica a 7 punti, un punto sopra di noi, ci aveva un significato. Nonostante le loro mancanze, come Thiago e Giglio Frido, che io conosco personalmente, sono due grandi giocatori, al mister avevo detto che comunque sarà una partita difficile, perché lui è un tecnico molto preparato e si è visto pure dal punto di vista tecnico-tattico quello che è riuscito a produrre e a metterci in difficoltà. Poi le occasioni prodotte e trasformare fanno la differenza, sono gli episodi che poi determinano poi il risultato finale, sia da una parte che dall'altra. Quest'oggi noi abbiamo prodotto parecchio, come al solito non abbiamo chiuso, ma loro pure hanno avuto delle buonissime opportunità che non sono riusciti a chiudere. Alla fine la partita stava un po' in equilibrio sul 2-1, siamo riusciti a fare il 3-1, però poi alla fine abbiamo preso un gol su un'imbucata forzata di Thiago, che un giocatore come lui non dovrebbe fare, però purtroppo è stato fatto, e appena abbiamo sofferto come in tutta la partita, ma gli ultimi 20 secondi, 30 secondi è stata difficile. Però è stata una vittoria voluta, penso meritata. Comunque una bella partita, giocata a viso aperto a tutte e due le squadre, e questo fa il bene di questo sport, secondo me. Sconfitte come queste nascono dall'approccio sbagliato alla partita o dalle mancanze che oggi sono sentite per Fel di Eboli? All'approccio non direi, i ragazzi sono scesi in campo concentrati, sapevamo di affrontare una signora squadra che aveva 10 giocatori di movimento che davano un ritmo alto alla partita, e così è stato. Abbiamo pagato sicuramente le assenze di Gio Fiorito, Goldoni e Di Esposito, però la differenza penso che sia stata in fase offensiva, che loro sono stati più cinici sotto porta, hanno concretizzato meglio. È forse un po' di sfortuna, poi la bravura del portiere, la differenza è stata quella. Mister, al di là del risultato, cosa non le è piaciuto della sua squadra oggi? Ma io non ho nulla da rimproverare alla squadra, hanno dato tutto quello che avevano in campo, purtroppo anche qualcuno che è andato in campo non è andato in condizioni ottimali, come Resner, lo stesso Volo, non hanno risparmiato nulla, ripeto, io penso che non ci sia nulla da recriminare, è questione di centimetri, se una palla invece di andare sul palo va dentro siamo lì, possiamo anche provare a vincere la partita. Poi rischiare il portiere di movimento, abbiamo preso il terzo gol, però sempre per un fatto di centimetri, là è un rischio estremo, metti in preventivo. Però ripeto, la partita i miei ragazzi l'hanno giocata al massimo delle loro forze in questo momento. Abbiamo incontrato una signora squadra, tanto di cappello. Mister, dopo tre risultati utili consecutivi, una sconfitta non può tagliare un po' le gambe anche a livello morale, ragazzi? No, 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 anche perché diciamo, è maturata in questo modo qui, giocandocela a viso aperto. È un girone dove i risultati parlano chiaro, tutte possono perdere con tutti, sarà equilibrato fino alla fine, saranno tutte partite con questa intensità.